Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse: guai a te Corazzin, guai a te Betsaida, perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che avvennero in mezzo a voi già da tempo, vestite di sacco e cosparse di cenere si sarebbero convertite. Ebbene, nel giudizio Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi, e tu Cafarnao sarai forse innalzata fino al cielo, fino agli inferi precipiterai. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi disprezza voi, disprezza me. E chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato. La fede in Dio chiede di rinnovare ogni giorno la scelta del bene rispetto al male, la scelta della verità rispetto alla menzogna, la scelta dell'amore del prossimo rispetto all'egoismo. Chi si converte a questa scelta, dopo aver sperimentato il peccato, troverà i primi posti nel Regno dei Cieli, dove c'è più gioia per un solo peccatore che si converte che per 99 giusti. Ma la conversione, cambiare il cuore, è un processo. Un processo che ci purifica dalle incrostazioni morali e dalle volte è un processo doloroso, perché non c'è la strada della santità senza qualche rinuncia e senza il combattimento spirituale. Ma questo, anche il più piccolo impegno concreto, non si può fare senza la grazia. La conversione è una grazia che dobbiamo chiedere sempre. Signore, dammi la grazia di migliorare, dammi la grazia di essere un buon cristiano.